Stata sicuramente una vittoria importante, più belle nel senso che poi quando vince San Siro, a volte capita di una giornata fortunata, ecco, dove semmai ti, ti va bene un tiro, fai gol e, e, tutta, e tutti i 90 minuti ti tocca difendere. Invece, sabato ho visto una squadra, una vera squadra, ecco, perché sì, è vero che abbiamo fatto una. Una gara difensiva in certi tratti, ma poi ripartivamo sempre col piglio giusto, con una, con una, una cattiveria importante da squadre che voleva fare male. Ecco, infatti, abbiamo, credo che abbiamo avuto due o tre occasioni che potevamo prima passare in vantaggio e poi chiuderla de, de, definitivamente. Ho visto una grande Atalanta, ecco, quello sicuro. Siamo maturati, credo, mentalmente. Perché oggi. Anzi, sabato abbiamo dimostrato che mentalmente c'eravamo. Non abbiamo concesso niente. Eravamo sempre, non c'è mai stata una sbavatura. Non credo che ci sia stato un giocatore al di sotto della sufficienza. Anzi, è andato tutto il meglio. Credo che insomma, il valore aggiunto in, sabato è stato il gruppo. Vogliamo vincere, vogliamo continuare a vincere perché fa parte della mentalità di crescita della squadra. Noi Dobbiamo vincere dappertutto e soprattutto davanti al nostro pubblico. Insomma, abbiamo già steccato la prima e davanti ai nostri tifosi dobbiamo, dobbiamo ottenere il massimo cercando di far gioco, cercando di, di esprimersi al meglio e ottenendo i tre punti. Per il cambio di panchina, se guardiamo le statistiche, noi con Sannino abbiamo sempre fatto fatica. l'anno scorso abbiamo perso in casa e, e l'anno prima in Serie B non l'abbiamo mai vinto, perciò ci può anche andare meglio. Sicuramente da parte del gruppo Palermo una scossa ci sarà sicuro perché insomma il cambio di allenatore l'anno che purtroppo è stato un anno infelice per noi, che siamo retrocessi, ne abbiamo cambiati tre. A volte fa bene, a volte trovi delle annate che purtroppo non, non cambia niente.